Tocca a te. Settimana dal 3 al 9 di aprile. Ancora forti i segni di aria con Saturno, Marte e Venere in acquario, ma fino al 5, perché il 5 Venere se la defila e se ne va in pesci. In pesci troviamo Giove, Nettuno e poi dal 5 anche. I telefoni mi suonano così. E dal 5 anche Venere. Segni di acqua forti, quindi. Segni di aria pure forti, perché abbiamo Saturno e Marte che restano e Lilith in gemelli. Ultima settimana però così forti. Stiamo attenti, la settimana prossima sarà un po' bruttina. Non bruttina, nel senso ci vengono a mancare veramente le forze, soprattutto alla bilancia. Perché? Perché la bilancia, ahimè, in questo momento si trova con tutta una serie di opposizioni. Dal segno dell'Ariete. Il Sole e Mercurio sono in opposizione alla bilancia, quindi bilancia, occhio che il tuo pensiero potrebbe non essere completamente lucido, ok? Occhio che potresti avere dei ritardi, dei pessimismi, ok? Chiamiamoli pessimismi. Insomma, quando il Sole ci rimane in opposizione non è mai effettivamente un bel periodo, ma non è detto che sono periodi brutti, sono semplicemente tutto in ritardo, tutto in ritardo. Allora, cara mia bilancia, dopo che cosa abbiamo? I segni di terra. I segni di terra abbiamo Plutone in Capricorno, in trigono con Urano in Toro. Però ancora Plutone è diretto, poi fine mese andrà in diretto per qualche giorno. Retrogrado, poi ne parliamo però. Quindi diciamo che il movimento più importante di questa settimana è questo passaggio della Venere. Una Venere che era molto aerea, lo posso dire aerea? Si nutriva molto di pensiero, adesso si nutre molto di emozione col passaggio in pesci. Allora, cara la mia bilancia, andiamo a vedere come sarà la tua settimana. Settimana dal 3 al 9 di aprile, energia interna della bilancia. Fante di denari. Energia esterna, imperatore, energia della settimana, cavallo di coppe, due di denari al contrario, mondo al contrario, sfida della settimana per la bilancia. Il 5 di spade al contrario. Ok, 4 di coppa al contrario a fondo mazzo. Allora, le carte, i numeri 68, 60, 4, 39, 77, 21, fondo mazzo 47. Potete farne quello che volete, l'8, superare l'8, quindi nell'8 niente completamente, ma soprattutto potrebbero essere dei numeri che in qualche modo vi risuonano e significa che c'è un messaggio per voi. Allora, mi avete visto un attimo calare di umore perché mi è venuto quella carta, quel 5 di spade al contrario, che mi ha fatto, però, siccome so che molti di voi sono facilmente impressionabili, non userò la parola che c'è scritta là. Però sicuramente avete una bella sfida, voi della bilancia questa settimana. Allora, andiamo all'energia interna. Fante di denari, state lavorando per crescere, ok? Ci state mettendo l'anima per crescere. Siete molto sul pezzo, come si suol dire. Sette di bastoni, morte, non a dirlo, 5 di denari. Fante di coppe. Sì, ok, poi ci mette l'anima per crescere, però c'è sempre mancanza. C'è sempre mancanza, però c'è anche che siete voi che in qualche modo avete delle difese molto alzate, che tendete sempre a tagliare le situazioni, anche coloro che si avvicinano a voi da un punto di vista sentimentale, voi tendete a tagliarlo. Cara mia bilancia, dovresti un attimo ridimensionarti. Perché ci sono le occasioni con questo fante dei denari, però tu, la morte, fum, la tua energia è proprio quella di tagliare, di alzare le difese, di metterti in posizione di difesa, di metterti in posizione di mancanza. Anche per quelle situazioni in cui
qualcuno ti alimenta. Qualcuno ti alimenta significa potrebbe essere un affetto, potrebbe essere qualcuno che viene verso di te, potresti essere tu che vai verso qualcuno che in qualche modo ricambia il tuo affetto, la tua emotività, il tuo sentimento, però sei troppo sulla difensiva. Troppo. Questo ti causa solitudine, senso di mancanza, senso di non riuscire ad essere, non riuscire a dare, l'insufficienza, il 5 è l'insufficienza, ricordate a scuola, 6 è la sufficienza, il 5 è l'insufficienza, non è il 4 chiaramente, però già il 5 è l'insufficienza, perfetto, il 5 di denari è la carta per antonomasia dell'insufficienza, non ti senti in grado di, nemmeno di amare in questo momento, con questo cavaliere di dei coppelli, non ti senti in grado di amare, perché questa è la tua energia, non è quella degli altri, ok? Vediamo esternamente, l'imperatore, beh, a parte che è molto presente il segno dell'ariete, ariete e capricorno, che sono tutti e due segni, uno in quadratura e uno in posizione alla bilancia, guarda di tu che cosa. 6 di coppe, 5 di spade, ancora l'imperatore e 4 di coppe, vabbè. Esternamente c'è qualcuno di comando nella tua vita, qualcuno con cui hai dei conflitti, qualcuno che fa parte del tuo passato o che potresti incontrare questa settimana, qualcuno che in qualche modo si è tirato indietro da un punto di vista sentimentale nei tuoi confronti. Conflitti tantissimi, comunque qualcuno che la vuole vinta, io te lo dico, due volte l'imperatore, mamma mia, è proprio un'autorità, qualcuno che ha l'autorità, ok, che in questo momento la sta facendo uscire tutta nella tua vita, esternamente a te c'è qualcuno di forza, che si sta mettendo di forza, con cui potresti avere dei conflitti, ti dico, è qualcuno che la vuole vincere ad ogni costo. Qualcuno che fa parte, potrebbe far parte del tuo passato, potrebbe ricordarti qualcosa del tuo passato, potresti incontrarlo nuovamente questa settimana, averci a che fare questa settimana. Questo 4 di coppe qua, che mi richiama molto questo di qua, mi parla di novità però. Ok, quindi, ok, c'è lì qualcuno che è di tosto, però ci sei tu che tagli tutto, però ci sono delle novità questa settimana in arrivo. Vediamo un attimo, vediamo questo. Allora, ancora un cavallo di coppe. È interessante, quando le carte si ripetono, voi sapete che hanno, significa che c'è un significato. Questo cavallo di coppe però ci parla di qualcuno che è un po' libertino, ma libertino non è proprio nel senso più brutto del termine. Il cavallo di coppe è qualcuno che si muove anche abbastanza avventatamente. Avventato nel senso che si propone, ok, si propone pur senza pensare alle conseguenze. Paggio di spade, 3 di bastoni, 9 di coppe, papessa. Cara mia bilancia, ok che ti piace fare il seduttore o ti piace fare la seduttrice, però fai i conti con qualcuno che in ogni caso da lontano continua ad osservarti. O sei tu che continui ad osservare? Sei tu che stai aspettando l'occasione di ripresentarti, di farti, sì, di ripresentarti, è la parola giusta, di sedurre nuovamente. È molto nascosta questa tua indole, non solo indole, questo tuo desiderio, ok? Non ricoppa il desiderio della gioia. Qui c'è desiderio di gioia, ma c'è desiderio di andare verso qualcuno. Stai solo aspettando l'occasione. Continui a spiare questa persona. Questa persona, questa situazione, questo evolversi. Potrebbero essere le energie, sono reversibili. Potrebbe essere che questa persona che spia te, che aspetta l'occasione. Ma, essendo questa la tua settimana, ti dico, hai questa voglia nascosta di ritornare a sedurre, questo desiderio nascosto per ritornare a sedurre, e stai aspettando l'occasione giusta. Metà settimana, occhio alle lettere, ai messaggi, alle comunicazioni che arrivano.
soprattutto che riguardano il settore economico. Il mago, il 2 di spade, il 4 di bastoni, il 5 di bastoni. Occhio! Allora, riguardo il settore economico, ci sono tante indecisioni. Tu sai che sei nella posizione di prendere le decisioni, ok? Tu sai che potresti cominciare da capo qualcosa di stabile e stai aspettando questa corrispondenza, però sei molto indeciso o indecisa. E ci sono tanti conflitti relativamente a questa corrispondenza. Quindi anche se arriva una corrispondenza, una risposta, io ti vedo abbastanza, sai che tutto dipende da te, però ti vedo abbastanza conflittuale, non ti dico litigioso, conflittuale, soprattutto se sei all'interno di un matrimonio, di un rapporto stabile. Se non lo sai, è conflittuale questa tua voglia di crearlo, questo rapporto stabile, ok? A fine settimana il mondo al contrario ci parla di ostacoli. Tu stai inseguendo qualcosa, però occhio, ci sono ancora lotte, ne avevo detto anche qua che c'erano gli ostacoli, c'erano i conflitti, c'erano lotte, ci sono ostacoli per la riuscita. L'appeso, il 3 di spade, il 3 di denari, la luna. Io ho la sensazione che tu hai in mente qualcosa, lo tieni ben nascosto, è una cosa che ti fa male, ok? Perché è una cosa che l'appeso non si avvera, la stai sapendo da tutti i punti di vista, ma non si avvera in questo momento. È qualcosa che ha a che fare con un rapporto, con l'abbondanza, con... Sì, potrebbe essere con un rapporto a tre, eh? Non lo posso negare. Però potrebbe essere anche un rapporto familiare. Tanta emotività, tante cose nascoste. Ci sono cose che non dici, bilancia. Tante cose che non dici. Resti lì appeso, scusami se te lo dico, o appesa come un salame o una salame. Quasi timorosa di ritornare a casa. Quasi afflitta, non timorosa, afflitta la mia bilancia, afflitta di tornare a casa, di tenere nascoste le proprie emozioni. Qua c'è il tenere nascoste le proprie emozioni, eh? Tanto, tanto, tanto. Qua c'è una bilancia che veramente è poco veritiera in queste carte. Ho carte di difesa, di solitudine, di mancanza, di dolore, di attesa, di attendere sempre l'occasione. Di emozioni nascoste, emozioni e pensieri nascoste, di paure anche, tanta tanta paura. Vabbè, non sono io che faccio le carte, le trovate, quindi non vorrei poterle leggere diversamente, credetemi, mi sto sforzando di leggere diversamente, ma non ci riesco, nel senso, la metà della settimana è bella, nel senso, sono delle novità, anche se voi siete molto indecisi su cosa fare, però ci sono le novità, però a fine settimana questi ostacoli, questo, mi vedo... Arrancare, ecco, la parola giusta è la bilancia, arranca, la bilancia sta arrancando, perché quando mi vedete così persa è perché sto cercando che mi arrivi il termine corretto, arranca, la bilancia sta arrancando, mi dispiace per tutti quelli che mi uccideranno. Allora, 5 di spade al contrario ci parla di sconforto, ok? 5 di bastoni, guardate quanti 5 ci sono. Ancora la luna, l'asso di denari e il re di spade. Il re e la regina di spade. Allora, ve l'ho detto, è una bilancia che arranca.
È una bilancia sconfortata, molto conflittuale. Dovete superare questo sconforto, però, eh? Dovete superare questa grande emotività, dovete superare questa grande conflittualità. C'è la possibilità di un nuovo inizio, c'è la possibilità della fortuna, però dovete essere più positivi e propositivi. Per qualcuno di voi, da un momento negativo, molto negativo, potrebbe nascere qualcosa di buono, potrebbero nascere delle entrate. Quindi non prendete tutto in maniera negativa, perché da momenti particolarmente negativi potrebbero venire fuori delle entrate, delle nuove occasioni, delle nuove occasioni. Quello che vi sembra conflittuale, quello che vi fa paura, quello su cui sembrate determinati a rompere, occhio che potrebbero nascere invece delle belle occasioni. Ok? Comunque tanta, vi tenete troppo dentro, troppo dentro, bilancia, ti tieni troppo, guardate, la luna qui. Insomma, ok, allora vediamo quali sono i segni, a parte i pesci che insomma con la luna li troviamo dappertutto. I segni d'aria, soprattutto bilancia, vabbè, bilancia, gemelli, acquario, lo sappiamo, col mondo soprattutto l'acquario, l'ariete tantissimo, ancora pesci, capricorno e ancora ariete. Questi sono i segni con cui maggiormente la bilancia questa settimana si verrà a confrontare. Andiamo a vedere qual è l'oracolo per questa settimana per la bilancia. Abbiamo bisogno di un buon oracolo energetico, vi prego. Abbiamo bisogno di un buon oracolo per la bilancia, che ci dia un attimo l'indicazione. Il carro, ok. Determinazione ed autocontrollo, avanzamento nel lavoro, riconoscimento del successo da parte degli altri. Arcangelo Metatron, chiedete a Metatron, perché è l'arcangelo uno dei più grandi. Allora, il carro ci parla di avanzamenti, ci parla di grandi trasformazioni, vincenti però, ok? Quindi cara mia bilancia, vai avanti, sii determinata, non ti fermare, vedo che arranchi, non hai il coraggio di muoverti, di andare avanti, continua e vai avanti, ok? Questo è l'oroscopo per questa settimana per la bilancia. Cara bilancia, oltre tutte le parolacce mi dirai, ti prego metti like a questo video e noi ci vediamo la settimana prossima, ciao!